Benvenuti in questo nuovo video. Come vedete, sono più bassa dell'altra volta. E secondo voi perché? Vabbè, adesso mi sono alzata. Perché sono seduta. E inversamente mi sono sempre uguale. E oggi io vi farò vedere come saranno delle certe pettinature. Tipo la coda, la treccia, la cipollina. Tutte quelle cose lì. E cominciamo. Prima cosa che si fa nei capelli è spazzolarsi, perché se no, se c'è un nodo non viene la coda. Però la prima cosa è fare la coda. Aspetta che faccio vedere i miei capelli. Se ancora non siete iscritti, iscrivetevi subito. Vi basta solo schiacciare il tasto iscriviti e sarete subito iscritti. Mi mando indietro e mi pettino dietro. Vedete? Mi mando tutti qua. Ok, adesso visto che sono pettinati e lisci, adesso credo che possiamo. A me mi piace tanto pettinarli. Possiamo fare la coda. Intanto prendiamo questo elastichino. Elasticino. Sì, elasticino. L'ha fatto qua, boh, lo so. Allora, ok, ce lo prendiamo. Ok, mi giro per farvi vedere. Lo mettiamo qua nel polso. Nel polso, scusate. Ci prendiamo tutti in mano i nostri capelli. Ci siamo, ok. Poi dopo prendiamo l'elastico dal polso. E la coda la mettete dentro. Poi dopo girate l'elastico, fate ancora la coda. Ok, tirate fuori la coda. Ok, l'ho fatta. Mamma mia, qua, questi capelli, guarda qua, mi pettino un po' qua. Ok, va bene con i capelli legati, ok, però adesso non me lo posso tenere. Perché adesso vi devo mostrare la treccia. Togliti, dai, ok. Ripettiniamoci i capelli. Ce li mettiamo davanti. Ok, questi sono i miei capelli, li adoro.
ancora un elastico. Questo è il color verde chiaro, ma non è verde chiaro normale. Mi piace tantissimo. E andiamo a fare la freccia. Aspetta, la freccia si potrebbe fare prima la coda, poi dopo facciamo la freccia. O se no, la freccia senza coda. Ditemi quali volete, scrivetelo qua sotto nei commenti. Beh, non so quale scegliere. Perché se no ci vogliono due elastici. Con la coda. Quindi prendiamo un altro elastico. Arancione. Guardate qua. Rosino sembra. Arancionino. E allora facciamo una coda. Non sono fuori. Questi elastici tengono proprio molto, guardate, ripetiamo un altro po' qua. Adesso andiamo a fare la treccia, sempre con questo elastico verde chiaro. Ok, allora la treccia si fa così. No, non si vede. Allora la treccia. Ok, la treccia si fa così. La dividete in tre pezzi, qui dopo questo pezzo lo mettete in mezzo, invece quello in mezzo lo mettete in questo pezzo, e invece quello da questa parte lo mettete in mezzo, invece quello che era in mezzo va nella sua parte. Poi dopo ricominciamo sempre così. L'elastico sempre al polso, prima di fare qualcosa. Ragazze, ma lo sapete che a me mi piacciono tanto le trecce. Dopo, se volete, possiamo provare a fare un'altra treccia, però senza elastico, senza la coda. Legarlo è molto difficile. Spero che ci riesco. Allora, non so più da quale parte stiamo girando. Facciamo da questo. Aspettate. Ok, guardate qua la mia treccia. Oh, ok, sono troppo in là. Mi piacciono tantissimo le trecce. Ok, avete detto. Deciso, adesso faremo sempre una striscia, però senza l'elastico, senza la coda prima. Prima di pettinare i capelli dobbiamo disfare la coda, perché se no, se ci sono dei nodi ci facciamo male. Ho detto coda o treccia prima? Non mi ricordo.
Ma a voi vi capita che voi dite una cosa tipo, poi dopo sbagliate e non ve la ricordate cosa avete detto? A me, molte volte. Aia. Resterò così per sempre. Aia. Ci credo. Ragazzi, faccio sempre così. Aiuto! Dov'è qua? Non tiene neanche i capelli. Cavolo, come l'ho legato questo elastico? Basta, basta, lo così. Ragazzi, mi dispiace per questo video, se non riesco a togliermelo. Rovinate i miei capelli, me li devo togliere a zero. Ti prego, non farla più i video. Io odio queste cose. Ce l'ho fatta. Sto scherzando. Penso se ce l'ho. Io ho avuto un'idea. Aspettate. Metto in pausa il video. Ve lo dico perché sennò dopo forse vi spaventate. Ok, ce l'ho fatta. Perché con il pettine mi sono pettinata, pettinata. Allora aia, l'elastico è andato via. Perché quando facevo così ho fatto aia, perché quando facevo così mi sono fatta male e ho fatto così. Allora, i miei capelli sono magnifici. Adoro i miei capelli. Facciamo la treccia senza coda. Quindi senza coda ce la mettiamo sempre al polso. Io per farla bene mi tiro davanti i capelli. Però sapete come si fa? Vi ricordate? Prendiamo tre ciocche, poi dopo questa la mettiamo in mezzo, poi dopo quella che è in mezzo va al suo posto, poi dopo la mettiamo in mezzo e quella che è in mezzo va al posto di quell'altra. Questa la mettiamo nel mezzo, invece quella che era nel mezzo va nel suo posto. Capito? Sempre così. Ecco, ce l'avevo al polso. Facciamo così. Ragazzi, sapete perché io non vi dico come si legano gli elastici? Perché è difficile, lo dovete imparare. Perché se voi mi guardate, che siete bambini, quelli più piccoli non li possono imparare adesso. Capito? Quando saranno un po' più grandi, ecco la mia treccia. Ecco, me la posso pure tenere davanti. È bellissimo. Guardate, è obbligatorio perché faccio così. Non ci sta mica tanto. Quindi è obbligatorio. Ma me la tengo e me la tengo.
l'altro che c'è davanti. Mamma mia, sono lunghissimi. Fra un po' mi arrivano l'ombelico qua. E fra un po' mi arrivano al sedere. Già mi arrivano nella schiena i capelli. Salgo comunque. L'avventura di oggi si conclude qua. L'avventura di oggi si conclude qua. E ciao!